Quanto sei bella Udine quando è sera. La 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 la. Udine, ciao, ciao, Udine, Udine, Udine. Udinese 2, AC Milan 3. Udinese 2, AC Milan 3, ve la stavamo regalando, ve la stavamo regalando, perché il nostro Natale è differente, ve la stavamo regalando, ve la stavamo regalando. E invece, pum 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 pum, pum 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 pum, Jovic all'83esimo, il signor Luka Jovic, il signor Luka Jovic, nelle ultime 10 partite in competizione, in competizioni italiote, 6 gol, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia, 6 gol. E Okafor, pum 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 pum, terzo gol in campionato, terzo gol in campionato, terzo gol in campionato. Ve la stavamo regalando. Primo tempo, finché non c'è stato l'episodio che ha coinvolto Magnan per questi cori razzisti, dove è stata interrotta la partita per qualche minuto, l'avevamo controllato perfettamente. Simon Kier, il migliore in campo. Avevamo controllato la partita perfettamente, avevamo avuto l'occasione con Giroud che l'aveva tirata addosso a Okoye. Un'altra volta Giroud non è riuscito a controllare non è riuscito a girare in porta un buonissimo pallone che è stato servito da Theo dalla tre quarti. Abbiamo fatto il gol con l'off-to-chic. Abbiamo subito un potenziale pericolo che è stato fermato in tempo da Kier, il migliore in campo, Kier dei nostri, che ha anticipato Lucca in area. È l'area di porta, quindi l'avevamo controllata benissimo. Poi c'è stata questa pausa di qualche minuto per questi dovuta a questi cori razzisti. Siamo tornati in campo molli, non più concentrati, senza reattività. L'unico errore che ha fatto Kier si è fatto saltare da Samardzic, abbiamo subito gol. Nel secondo tempo abbiamo subito un gol incredibile da Toven, un gol incredibile. Reinders che fa il tunnel a Theo in area, Thauvin si ritrova col pallone tra i piedi, col piatto sinistro la mette sotto la traversa centralmente. Abbiamo subito un gol incredibile. Ci siamo rimessi a giocare a testa bassa. Un Pulisic non in serata perfetta stasera, non ha fatto malissimo, ma ha fatto partite migliori. Un Calabria così così stasera, dal punto di vista dell'impegno non gli si può dire niente, ma tecnicamente stasera qualcosina l'ha sbagliata. Florenzi è entrato bene. Ha dato spinta, ha dato propulsione, ha dato ritmo. Un Adli a tratti bellissimo da vedere, a tratti bellissimo da vedere, una visione di gioco, un tocco di palla delizioso, danza su questo pallone, smista, destra, sinistra, intercetta, detta il passaggio, si abbassa, imposta, allarga a sinistra, allarga a destra, recupera, ci mette orgoglio, ci mette milanismo, ci mette cuore, ci mette tutto, e la siamo andata a riprendere contro questi qua, contro questi qua, contro questi qua, che nelle ultime 2 stagioni, la stagione scorsa, vabbè, abbiamo fatto una partita pietosa, vabbè, abbiamo perso ed è stato giusto così. 2 stagioni fa l'avevamo pareggiata nei minuti di recupero con Ibra, pareggio che poi alla fine dei conti c'era servita per cucirci il nostro 19esimo tricolore sul petto. 19esimo tricolore conquistato sul campo, perché tutto quello che noi abbiamo in bacheca è stato conquistato sempre solo sul campo senza asterischi. Quindi era dal 1° novembre 2020 che non vincevamo in questo campaccio. All'andata abbiamo perso a San Siro il 4 novembre per un calcio di rigore misterioso. Abbiamo perso. Nel primo tempo Pulisic in area di rigore si prende una testata da Lucca, ma per il signor Maresca della sezione di Napoli, come al solito, contro di noi. Non c'è mai niente, è tutto regolare e va bene così, e va bene così, perché se poi l'avessimo persa non si poteva fiatare, perché sennò saremmo stati di piangina e ci saremmo lamentati inutilmente. No, invece lo dico dopo che abbiamo vinto, che per il signor Maresca contro di noi non c'è mai niente, per il signor Maresca contro di noi non c'è mai niente. Ce la siamo complicata, ce la siamo complicata. A Udine, in un momento delicatissimo. Per cappellate nostre siamo andati sotto e chi li ha buttati dentro tutti insieme? Leao completamente sottotono, completamente fuori partita. Un Leao che credo che non so se resterà nella prossima stagione, non lo so. Comunque, chi li ha buttati tutti insieme dentro? Leao,
Olivier Giroud, Christian Pulisic, Noah Okafor, Luka Jovic, tutti dentro, Theo Hernandez, tutti dentro, la siamo andati a recuperare all'arrembaggio. Chi è stato? Eh? Chi è stato? Inetti, 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 parassiti. Chi è stato a mandarli tutti insieme in campo e andarla a recuperare? Eh? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? E siamo ancora là, e siamo ancora là, e siamo ancora là. Chi è stato a mandarli tutti insieme, tutti in campo? Eh? Chi è stato a vincere una partita nonostante un rigore negato? Chi è stato a vincere una partita nonostante che siamo andati sotto in una maniera assurda, nonostante la pausa del primo tempo per i cori razzisti, nonostante tutto, in un momento delicatissimo, in un campaccio non commentabile, in un campaccio non commentabile, eh? Contro un avversario non commentabile che stava quasi festeggiando il pareggio. In Italia si festeggiano i pareggi, in Italia si festeggiano i pareggi, in Italia si festeggiano i pareggi, e poi io non dovrei volere la Superlega, e poi io non dovrei volere la Superlega, in Italia si festeggiano i pareggi, io devo continuare a giocare in un campionato dove si festeggiano i pareggi, dove si festeggiano i pareggi, eh? Dove ti insegnano a stare solo per terra, dove lo schema più riuscito è buttarsi per terra e stare a terra e lamentarsi e chiacchierare, e chiacchierare. Questo è lo schema più riuscito in Italia, contro questi qua che hanno un abbinamento di colori insulso, come l'Atalanta, come tutte queste squadre qua, come tutte queste squadre qua, come tutte queste ce la siamo andate a riprendere e ce la siamo portata a casa, e ce la siamo portata a casa perché noi non moriamo mai. Sono anni che quando sembriamo finiti usciamo sempre fuori. Con questa dirigenza, con questo allenatore, con questi giocatori, con questa dirigenza, con questo allenatore e con questi giocatori. Sono anni. La sorpresa è quando il Milan non vince, non quando vince. Il Milan guarda avanti, non guarda indietro. La sorpresa è quando il Milan non vince. E quando il Milan non vince, è chiaro, abbiamo spostato Theo dentro il campo per creare superiorità numerica, per mettere più qualità in mezzo al campo. E tante volte si defilavano, i centrali difensivi si defilavano per poter impostare in maniera defilata e avere più spazio e un compasso, e per poter allargare di più il compasso del piede per lanciare sia Gabbia che Kier. Le soluzioni tattiche che abbiamo noi, chi le mette in atto in Italia? Le innovazioni tattiche. Con una panchina in panchina avevamo due diciottenni, tre diciannovenni, un ventenne, un ventunenne, un ventiseienne che ha segnato il suo sesto gol in questa stagione, un ventitreenne che ha segnato il gol decisivo. In campo avevamo due calciatori arrivati dalla nostra primavera, il nostro capitano Davidino Calabria e Matteo Gabbia, che ha fatto una buonissima partita. Ha fatto una buonissima partita. Le insufficienze sono altre, le insufficienze sono il numero 10 che si chiama Rafa Leao, le insufficienze sono altre. Teo potrebbe sempre fare di più. Chi l'ha vinta la partita in questa maniera, con carattere, orgoglio, qualità, lucidità, maestria, sangue agli occhi e coltello fra i denti? Chi l'ha vinta? Chi è l'unica squadra che sono anni che va avanti così? Non vi meritate niente, non vi meritate niente. E adesso tutta quella marmaglia, a tutti quei babbuini outpipe, papà, che non sapete nemmeno parlare italiano, non sapete nemmeno chi è vostra madre, a tutti quei babbuini. C'è una parte che, se vuole venire qui a commentare, è ben accetta e mi fa piacere, sono quelli a cui rispondo sempre piacevolmente, sia in privato che pubblicamente. Mentre a tutti gli altri babbuini, sia sul versante maschile che in quello femminile, state lontano da me, dai miei social, dalla mia vita reale, virtuale, da tutto ciò che mi riguarda. State lontano, continuate nel vostro cortile recintato, col vostro mangime, con le vostre noccioline, continuate a restare lì e state lontani da me. Non vi voglio né sentire, né vedere, né leggere, non vi cerco, non vi rispondo. Se vi rispondo, vi rispondo quando ho tempo e voglia, quando proprio mi fate proprio pena. Quindi state lontano da me, zitti e muti, non moriamo mai, siamo ancora lì, nonostante tutto e tutti. Ci manca la coppia centrale di difensivi, la coppia titolare dei difensori centrali. Abbiamo un Leao che è praticamente come se non ci fosse. Abbiamo un Giroud che ha 250 anni, ma siamo ancora lì e non moriamo mai, e non moriamo mai, e non moriamo mai. Ciao Udine, ciao Udine, ciao Udine. Non posso dire niente, non lo posso dire, non lo posso dire, zitto. A casa.